Ciao a tutti, sono tornata adesso da fare la spesa e siccome so già che se io metto via la roba poi non riesco più a fare il video, vi faccio il video in velocità avendo già messo sulla cena perché siamo in ritardissimo. Ok, io sto pensando cose che non andavano in frigo, cioè nella portafrigo, però vabbè, tiro fuori queste qua che le ho comprate perché sono appunto queste specie di piadine turche, arabe, non lo so, perdonatemi se non azzecco la nazionalità, appunto semplicemente perché sono molto molto più grandi, ho guardato all'interno. Non ci sono derivati animali e quindi quando magari siamo di fretta convenivano. Poi ho preso questa confezione qua di bratwurst vegani. Poi ho preso quattro di queste pasta sfoglia qua del Lidl, che appunto è vegana e la utilizzo principalmente. Ne ho prese 4 perché? Perché perlomeno so che per 3 settimane posso fare una volta alla settimana un tortino, quindi una torta salata. Volendo, magari la quarta posso fare le brioche se sono proprio di fretta. Poi cosa ho preso? Ah, questi qua che così li metto subito in freezer. Ho ripreso di nuovo i Magnum vegani. Lo so che i vegani puristi non prendono mai marche che non sono proprio vegane, eccetera, eccetera. Quindi che magari no. Se producono altri prodotti non li prendono. Io però invece supporto quando una marca esce con prodotti vegani proprio perché secondo me è importante dare un'alternativa e fare in modo che il mercato si muova un po'. E questi qua poi ragazzi sono buoni. Ma non ho preso quelli giusti. Cappero, l'anno scorso prendevo quelli alla mandorla, però vabbè non importa. Ok, poi continuando, cosa ho preso? Beh, qua c'è un po' di roba mista. Ho preso questo tofu qua, invece questo l'ho preso al tegut, al pomodoro, ho voluto provare anziché prenderlo affumicato. E poi Greta piange, quindi devo andare. Vieni, amore. E poi ho preso questi burger qua, sempre al Lidl. Non ce la farò mai stasera. Comunque dicevo appunto, questi burger qua, sempre della Next Level. Devo dire la verità che ogni tanto. Allora, io li ho comprati il mese scorso e li sto facendo stasera proprio perché non ho tempo di cucinare. Quindi, come vedete, non li ho fatti tutto il mese. Cerco di avere qualcosa in casa per fare in modo comunque che io possa magari sforare. Quella volta se proprio non ho tempo di cucinare, eccetera. E poi, vabbè, qua c'è un'altra pasta sfoglia. E poi qua invece ci sono le carotine che ho preso, che purtroppo riesco a trovare, ma vi ripeto, secondo me è il periodo Covid, perché prima non c'era così tanta plastica, trovavo tantissima frutta e verdura sfusa, adesso è quasi impossibile, però ho voluto prendere queste perché Gaia appunto era iniziato l'asilo, quindi magari ogni tanto una carotina la mangiava con piacere. Poi bisogna vedere perché da volta a volta lei cambia. Sono rimasta stupita, ragazze, perché stavo guardando perché mi era saltato all'occhio una confezione di yogurt al Lidl vegano al cocco. Ho detto no, fammi vedere. E poi invece ho visto che hanno messo proprio tutti gli altri. Io sono felicissima. Non c'era la versione quella skyr, comunque quella un pochino tipo greco. Non importa, ho preso questi due, tanto alla fine li mangio con i cereali, quindi non è che mi interessi più di tanto che siano proprio duri, duri, duri. In ogni caso ho preso appunto quello senza zucchero. Poi invece al tegut, mamma mia, sono inguardabili. Di solito sono tutte strafighe quelle che fanno questi video, vabbè. Poi invece al tegut ho preso questo formaggio qua perché non c'era l'ultimo che avevo preso il mese scorso, cheddar, perché andando una volta al mese mi sono resa conto che cambiano le cose purtroppo. Ad esempio al Lidl non ho più trovato quella specie di mozzarella, la mondarella, che devo dire la verità non era per niente cattiva, cioè da mangiare così con un pochino di sale, un po' di pepe, un filo di aceto balsamico, no, non aceto balsamico per favore, no, aceto di vino rosso, era buona, però vabbè non importa. E neanche al tegut c'era più quella finta feta, ragazze. Quella finta feta era la vita, cioè proprio buonissima. Poi la simil mortadella della discordia del video precedente. Poi questa volta qua ho preso 4 confezioni di tofu naturale, più che altro perché appunto perlomeno mi durerà anche il prossimo mese. E il classico, questo qua che compro per la pizza, il formaggio quello vegano per la pizza. Poi ho preso questi roll qua, dolcini primavera, che questi qua sono quelli con le verdure. Poi ho voluto prendere questa qua che in teoria viene venduta come per zucchero, questo qua sempre al tegut. Ci sono carote, cavolfiore, porri, piselli, eccetera, vari tipi di verdura. Però io sinceramente non so se la utilizzerò per la zuppa, ma penso che la utilizzerò proprio come
contorno a volte da mangiare così. Poi una confezione di spinaci, questo sempre per il discorso che al Lidl non mi piace la roba congelata, c'è proprio un gusto secondo me, boh non lo so, è strano, sarò io che sarò strana sicuramente, però non mi piace. E poi i broccoli. Adesso continuando, mi sono fatta furba, mi sono messa la borsa qua davanti così non sto a prendere sempre. Ho preso questi cereali qua al Lidl, appunto perché è convenientissimo il fatto che ce ne siano 750 grammi. E sono vegani perché non hanno nessun ingrediente di origine animale. Poi ho preso tre confezioni di pasta, un fusilli, penne e spaghetti. Poi il concentrato di pomodoro, un porro, altuna, chi va là? Vabbè. Poi ho preso un'anguretta piccolina perché appunto anche questa era la richiesta di Gaia di questo mese. E lo scorso mese ce la siamo mangiata volentieri. Poi delle mele perché le porta Gaia per colazione, quindi anzi. Ok, poi ho preso, vabbè, della birra per Elias, poco importa. La birra quella proprio, cioè, del Lidl, quella che costa poco. Un limone, che sono stata stupida a prendere questo qua perché penso che fosse lì da Sapori. Vabbè. Dettagli. Cipollotti. Una confezione di cioccolato perché ne avevo ancora una e mezza forse in casa. Poi 4 kg, non due, quindi due confezioni, ma quindi 4 kg di carote. Una confezione di patatine per Elias. Poi due ceppi di insalata, questa qua che era in offerta, cioè comunque costava poco e anche le radici ed è una delle più buone comunque riesco a trovare. Devo dire la verità che l'anno scorso quando la trovavo era molto buona. Quindi spero che sia buona anche questa volta qua. E, appunto due di queste. Poi volevo le prugne, anche se a me devo dire la verità che penso che piacciono, cioè da che ricordo io mi piacciono solo quelle di mio padre. Però sperando che siano buone ho preso appunto questa confezione e non c'era purtroppo sfusa. Vorrei anche mangiare un po' variato anche di frutta e verdura, però è un peccato vedere comunque tutte ste retine, queste cose, vabbè. Poi ho preso due confezioni di vaianelle, di taccole, eccetera, che l'ultima volta le avevo comprate una confezione, le ho fatte, e Greta quando era piccolina le mangiava, quest'ultima volta no, le ha scartate, quindi voglio provare a continuare a farle per riabituarla. Poi tre pesche noci, che sono le mie preferite, tre cetrioli per le insalate, sperando che venga il caldo, perché qua siamo a luglio, ma ancora caldo non si è visto, e poi l'unica confezione di pomodori che era rimasta, cioè questa qua, che sono quei pomodori che poi non sanno di niente, però va bene, ci accontentiamo. Poi ho comprato questo peperoncino qua, perché l'ultima volta, non mi dire che ho preso lo stesso, no, avevo preso questa paprika piccante, però voglio provare a vedere se questo qua picca un po' di più, perché a me sinceramente il piccante piace, magari me lo metto a parte, e ho i peperoncini quelli interi che però sono proprio, cioè quelli sono micidiali, sono thailandesi, ma sono davvero, c'è cioè, la morte in persona. E l'unica cosa non c'è invece più quel sale al pomodoro che compravo che piaceva un sacco a Gaia, però vabbè. Poi ho preso il latte di cocco perché vorrei provare a fare il gelato fatto in casa, comunque i vari dolcini che facevo un po' di tempo fa. Due confezioni di farina che però poi ricomprerò anche al Rewe in settimana perché ne compro sempre un po' di più. Sinceramente avevo paura che mi dicessero qualcosa. Adesso non c'è più nessun cartello del fatto del riferito al fatto che bisognerebbe comprare solo due cose per ogni prodotto, però non volevo appunto avere. Ah, no, ne ho preso un terzo. Non volevo avere problemi e quindi ne ho preso solo due zero e una di farro. Questa qua di farro la prendo perché ha un sacco di proteine. È l'unico tipo di farina che riesco a trovare che ha davvero parecchie proteine, che mi dà la possibilità di fare la lievitazione con il lievito madre in frigo alla sera perché altrimenti le altre sono troppo deboli, mannaggia. Poi al Tegut ho comprato di nuovo il lievito alimentare perché questo qua mi costa quasi 5 euro e sono 200 grammi. Su Amazon ho visto che c'è un pacco da 1 kg, quindi parecchio rispetto a questo, e sono 20 euro. Converrebbe di brutto. Il problema è che c'è tipo come attesa 4 settimane, 5 settimane e quindi non l'ho comprato. Questo è il morale della favola. Poi ho preso il pan grattato per le varie polpette, eccetera. Elias mi ha distrutto tutta la frutta e la verdura perché l'ha buttata a cavolo. Vabbè. Un cavolo cappuccio, cavolo Barza, cavolo cappuccio, come cavolo si chiamano. Poi una confezione di olive,
nere. Questi due tipi di cioccolato, questo qua perché ragazze l'ho preso la scorsa volta, non mi ricordo se nel video ve l'ho fatto vedere perché appunto avevo avuto problemi con le clip, ma ragazze la droga, cioè è un cioccolato vegano, c'era anche adesso quello solo classico fondente, ma questo davvero ragazze, cioè noci pecane e cocco è buonissimo, è proprio una bomba. E poi ho voluto prendere anche questo qua, e questo è al 60% Amazonas, non lo so come sia questo qua, ma questo ragazze, cioè prendetelo, andate lì e comprate quintali di questo coso perché è buonissimo. Poi ho preso per i risotti due confezioni di riso, che sarebbe il Milchreis in Germania, però appunto io lo utilizzo per i risotti. Poi ho preso le nocciole, le mandorle e gli anacardi, perché mi sono resa conto che queste qua convengono di più rispetto che a questo tipo qua di nocciole e mandorle, sono più convenienti, non lo so sinceramente. Poi da tenere in casa una confezione di quatt da 4 di fruttini per le bambine quando sono di fretta o finisco la frutta e la verdura, sì, la verdura, o finisco la frutta per merenda. Poi tantissime zucchine perché erano davvero carine, erano proprio belline, di solito le zucchine qua fanno schifo e sono enormi così. E oltretutto la scorsa volta non le avevo trovate, infatti le avevo fatte comprare, ecco, queste che avevo fatto comprare qualche giorno dopo che ero andata a fare la spesa, avevo fatto comprare le zucchine Elias proprio perché non le avevo trovate. Poi tre melanzane, che erano le ultime che erano rimaste, e ci ho fatto un sacco di sughi al mese, le cipolle perché erano finite e le patate. Se io penso che prima che ci fosse il Covid prendevo tutto sfuso, a me viene male vedere queste cose, però purtroppo che ha già fa. Ok, l'ultima busta. Allora, al seguito ho voluto provare a comprare queste patatine qua, perché chi mi segue da un po' o comunque chi ha visto gli ultimi miei video spesa dove l'ho detto, secondo me le patatine in busta qua in Germania fanno davvero schifo, e quindi ho voluto provare a prendere queste e vedere se sono un pochino più buone. Cappero fritto però, vedete, non ho guardato se fossero vegane, perché ero già di fretta. Vediamo un po' insieme, dov'è Germania, ok? Ma va, Kitakurt, non le potrò mangiare, ma va. Ma perché dovete metterci il latte? Ma ve lo ficcate su per... Perché? Perché? Cioè, ma che davvero? Latte e latte. Latte e latte. No, mi sono rimaste qua, perché già lo sentivo che erano scrocchiare. E che ho detto, boh, smoke e paprika, ma vuoi andare a vedere che sono vegane? Che non sono vegane, ma perché? Ma va, che sono morti. Vabbè. Poi ho preso il ketchup, questo qua della Natura, che è quello in vetro che prendo per Gaia. Una confezione di sale grosso perché qua costa a dire di Dio il sale, io non lo so, sale grosso. Poi due confezioni di fazzoletti, questi qua appunto riciclati. Poi ho preso la salsa di soia perché c'era questa o c'era una salsa di soia piccolina che costava tipo 4 volte tanto. Sì, inizialmente ero tentata di prendere Elias, l'ha messa tutta storta, l'ha schiacciata e sta uscendo salsa di soia da ogni parte. Io non lo so, io spero solo che sia buona e non faccia schifo, perché se fa schifo, cioè vi giuro mi viene male. Vabbè, poi ho preso da tenere in casa ancora, anche se non ancora, perché però non si sa mai, ragazzi, non si sa mai, un ulteriore lockdown, io voglio avere i miei ceci. Una confezione di ceci, una confezione di miglio, non riesco mai a dire la GL, poi due rape rosse perché le utilizzo principalmente per le polpette. Poi, se non cade, una confezione di fagioli rossi perché ho finito con i fagioli. Poi, ah, vuoi vedere che mi si è rotto invece questo? Greta, hai imparato. Prima vedevo che armeggiava con questo sapone qua. Allora, io non so se avete notato, ma in questi ultimi 3 video spesa, quindi in questi ultimi 3 mesi che vi ho girato i video spesa, non vi ho mai fatto vedere detersivi. Ed è per quello che io davvero risparmio un sacco, perché ho cambiato tantissimo anche rispetto agli ultimi detersivi che vi avevo, di cui vi avevo fatto il video. Ho cambiato tantissimo il modo di utilizzare i detersivi in casa. Però ho voluto provare a prendere questo, che è il sapone di Marsiglia liquido, perché sinceramente magari vorrei provarlo quando ho qualche macchia. Ma
Adesso ne mangiamo, Mari, gli spinaci, qualche macchia sui vestiti. Siccome ho una saponetta, però ho detto, vabbè, teniamolo in casa, può essere sempre utile. Non lo trovo mai, al Teguit non ci vado spesso, e quindi ok. Poi l'unico, mannaggia te, Greta, l'unico olio di lino che riesco a trovare qua che sia buono è questo qua, appunto, l'olio di lino della Naturata. Anche quello della Rapunzel, se non erro, che si chiamasse Rapunzel, cioè fosse quello della Rapunzel, era decente. E poi basta, perché ho preso le ultime due confezioni di pasta da tenere in casa, un pacco di penne, un pacco di tortiglioni, basta, finito, questa è tutta la mia spesa. Sì, grazie amore che bruciano le patate. Niente, io spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato, non lo so, qualche idea. Aspetta amore, via! E ci vediamo alla prossima, perché è tardissimo. Un bacio, fatemi sapere nei commenti cosa comprate voi, cosa avreste cambiato, cosa secondo voi dovrei comprare, qualcosa. Non lo so, datemi dei consigli. Sempre consigli ben accetti, critiche o illusioni. Allusioni? No, grazie, illusioni. Già, sto fusa.